che noi ormai da oltre 30 anni, io, ma senatore Rossi e Speroni molto di più, parliamo della necessità di trovare delle risposte comuni a un territorio che è unico per esigenze, per attrazioni, ma diviso individualmente. Facciamo degli esempi. Stasera abbiamo parlato delle infrastrutture dell'Alto Milanese, della provincia di Varese e della provincia di Milano. Grazie al cielo io ho potuto godere anche di un sindaco che ha operato sul vivo per molti anni, ha avuto buoni rapporti e che ha favorito i miei non sempre buoni rapporti con il sindaco di Magnago, che mi accusa obbligazioni di portare a casa i risultati per tutto e di annunciare Magnago che è sulla stessa strada dell'altra. Ma questo può essere risolto con incontri tra i sindaci sul singolo problema. Ma guardate, qualche anno fa io arrivai a fare il sindaco e di la fortuna, pur avendo in parte collaborato con la Regione, di trovare una scelta che aveva fatto il Ministero delle Infrastrutture e che aveva scelto di cercare di dotare di incentivi economici quest'area. Si ricorderà del cadavere, che era una delle poche che mi seguiva sempre in quei documenti astrusi, che si chiamava Piano Strategico di Aia Vasta, guardate, parola così, in cui si disse, guardate, c'è un'area che è l'area a cavallo di Busto Legnano della Rata, che allora fu chiamata obiettivo 12 della competitività di Lisbona, che veniva chiamata a Malpensa Corridoio 5, che ha bisogno di elaborare politiche comuni di competitività insieme. Furono fatti studi, furono fatte anche delle risultanze, alcune delle quali mi meravigliavano, pur essendo stato io per 20 anni un attore più o meno degno della vita pubblica e amministrativa di questa zona. Si disse allora che ancor più di quanto credessi io era essenziale fare delle politiche che non fossero solo gli investimenti infrastrutturali tipo pedemontane ed altro, peraltro mai troppo richieste e mai troppo realizzate, ma prevalentemente investimenti infrastrutturali che facilitassero la comunicazione e l'attrattiva di quest'area rispetto agli altri. Emerse una valutazione per cui gli scambi interni a quest'area erano ben maggiori delle esigenze di pendolarismo su Milano, cosa mi meraviglia, con gli investimenti su quest'area, che proprio perché non avevano intermedi capaci di difendere la prospettiva di insieme, si erano schiacciati dalle esigenze particolaristiche dei piccoli comuni, dei singoli comuni, che dovevano, nella limitata di risorse, fare tutte le cose interne, e quelle delle regioni che erano impegnate nel rapporto con l'Europa e con lo Stato per fare la pedemontana di Stato. E questo solo per infrastrutture. Non parliamo poi di esigenze di investimento e di non sovrapposizione campanilistica di investimenti di settori di sviluppo, tra cui anche quelli culturali e ambientali. E furono fatti una serie di ragionamenti. Ma poi, tutte le volte che parlavamo di razionalizzazioni sanitarie, guarda caso in questi giorni ne parla qualcun altro, ma secondo logica che cadono dall'alto e che non si trovano proprio. Di trasporti urbani, di rifiuti, di urbanisti, questo intervento non c'è. Cosa è successo? Da quel tipo di intervento fatto in consiglio e prima in campagna elettorale, dal deposito dell'interpellanza e interrogazione del senatore Ossedotti, è successo un altro fatto che secondo me, al di là delle querelle politiche che comunque ci accompagneranno e spesso verranno a prevalere i sindacati delle istituzioni rispetto alla capacità di rispondere ai problemi, abbiamo un'opportunità di più, perché, come dicevo, io cominciavo a temere quel giorno uno strano tipo di politica fatto dalla provincia di Milano, che cercava semplicemente di fare la grande Milano trasformando la provincia in area metropolitana, dei comuni dell'Alto Milanese non intimi dalla provincia di Milano, che avevano ospitato il noto Bassetti, che io peraltro ho sottostimato, e cominciava a dire bisogna fare tutto Milano centro. Allora, da allora abbiamo avuto tre problemi concreti. Le giurisdizioni e i tribunali cambiano. Che problemi vogliamo fare? Li vogliamo risolvere semplicemente facendo in piano la difesa ciascuno del suo ruolo? O vogliamo discuterne insieme per capire qual è l'efficacia e l'efficienza maggiore? Uno dei pochi elementi di partita, mi permettete così, dell'ultima manovra è stata l'accettazione della proposta di Morando sull'efficienza e la sistematizzazione delle politiche giudiziarie, e noi vogliamo discuterne separatamente. Discutiamo,
Qui c'è una provocazione intelligente fatta dall'avvocato Bellati di parlare, magari non sappiamo dove, quale sarà la proposta comune, ma discutiamo intelligentemente. Ecco perché oggi più di ieri è essenziale questo tipo di, la possiamo chiamare crescita, la paghiamo parte per lo sviluppo, chiamiamola per quello. Ma che noi abbiamo cercato di mettere insieme e stiamo cercando di mettere insieme dal lato di indirizzo che facevo con l'assessore Mirabonomi nel fine giugno ad oggi, contattando con libertà chi gli aderirà, perché se io obblighiamo poi viene fuori subito, ma qui volete che io Legnano venga a fare il succube di butto a Cinzio, volete che io Gallarani, come noi, venga a fare. E allora abbiamo preso dei contatti. Io sono del parere, ma poi credo che potremo discuterne magari in Commissione Affari Generali con l'atto di Costituzione, porterò la discussione dell'atto